Natale a Napoli ha scelto quest'anno il tema della Natività con un programma di eventi culturali e turistici al via dal 1 dicembre fino al 10 gennaio. La nascita, metafora della vita in tutte le sue espressioni, ispirerà i diversi itinerari nel campo della musica, del teatro, dell'arte, della filosofia, della scienza e dell'archeologia. Il titolo di questo Natale è Natività, insomma giocando anche un po' sulla sigla della nostra città, quindi la cultura generativa e la cultura generatrice anche di cambiamenti, di trasformazioni, di nascere e rinascere in qualche modo, e questo credo che noi lo facciamo con un programma molto ricco, intenso. Il calendario di iniziative proposto dal Comune per le festività pone al centro il concetto di pace e dialogo tra popoli e coinvolgerà diversi luoghi, primo tra tutti la Real Casa Santa dell'Annunziata, storica istituzione dedicata alla cura dell'infanzia abbandonata. È qui che si terrà l'evento principale, la mostra di sculture e disegni di Riccardo Dalisi sulla Natività, allestita per inaugurare la Sala delle Colonne, di recente restaurata dall'amministrazione e riaperta al pubblico. Ho sempre lavorato sul sentimento, che il sentimento generativo che genera vita, il sentimento che genera le cose, insomma, in fondo è la simpatia, la sintonia, il rapporto di affetto, l'amore, insomma, è un po' il centro della vita. Concerti, reading, spettacoli si terranno anche al PAN, alla Casina Pompeiana, al Complesso di San Domenico Maggiore, di San Severo al Pendino, a Piazza Forcella, al Maschio Angioino e nelle strade e chiese della città. Da non perdere tra gli eventi in programma la festa di Via Duomo sabato 5 dicembre per la riapertura della Sala Agata del Museo Civico Filangieri a 16 anni dalla chiusura. L'iniziativa sarà una vera e propria festa che dalla mattina proseguirà fino alle 22 con aperture straordinarie e ingressi scontati di tutti i musei e siti culturali della zona. Il programma completo è sul sito del Comune.